Allora, questo è un altro episodio di Miura on the Beach, sembro in una selva oscura, in realtà no. Allora, quando questo video uscirà sarà scaduta la possibilità di inviare le 150 preferenze, quindi parlo al futuro, siamo tutti ufficialmente in attesa, l'unica cosa che possiamo fare in questo momento è aspettare. Vi parlo un po' di come le ho compilate io, nel caso dovesse mai interessare a qualcuno. Io ho messo, come vi avevo detto nel post di Instagram, tutte le preferenze prima per annuale, solo annuale, e poi ho ripetuto di nuovo tutte le scuole, ovviamente in ordine di gradimento, con preferenza fino a termine attività. Questo per ottimizzare la possibilità di avere un annuale. Da seconda fascia è possibile? Non ne ho idea, ci ho voluto provare. Non ho messo tantissime preferenze, alla fine erano una trentina, considerate che ho messo anche qualche comune, quindi ovviamente 30 preferenze non significa 30 scuole. E sono andata... Allora, come ho fatto, visto che le disponibilità non le hanno pubblicate, ma in realtà ho letto in giro che avere pubblicate le disponibilità non è poi così una sicurezza, perché poi sono disponibilità che possono variare, eccetera. Scusate, mi sto muovendo, adesso mi sistemo meglio. Come ho fatto? Ho recuperato le disponibilità dell'anno scorso. Sul sito dell'ambito territoriale della mia provincia ci sono ancora, e quindi orientativamente, cioè, l'unica cosa che ho potuto fare è stata questa. E dopodiché ho recuperato anche un altro dato, perché c'era un altro file che sono i posti restituiti dell'anno scorso. I posti restituiti significa i posti che sono avanzati quando l'anno scorso hanno esaurito le graduatorie, quindi i posti che sono andati alle MAD praticamente l'anno scorso. E ho fatto un po' di ragionamenti su questo, nel senso che rispetto all'anno scorso lo so che le cose potrebbero essere cambiate, e anche di molto. Però diciamo che per seguire un criterio di disponibilità, queste erano le uniche cose che potessi fare. Io ho provato a chiamare l'ufficio scolastico provinciale di Venezia, ovviamente erano oberati, ovviamente sono giornate in cui la maggior parte di loro magari è in ferie, io non lo so, ci ho messo un pochino per prendere la linea, poi mi ha risposto un signore tanto gentile che mi ha detto: non garantiamo di pubblicare le disponibilità, come effettivamente. Mi ha detto probabilmente dopo il 16, io senza nessuna polemica non capisco perché dopo il 16, se hai delle persone che devono scegliere entro il 16, perché mi dici dopo il 16? Cioè non è una cosa che capisco, però non so da cosa dipenda, per chi, per come, quindi vabbè. So che ci sono delle province che le hanno pubblicate, so che ci sono state delle province molto molto ritardatarie nella pubblicazione delle GPS, vedi Udine, vedi Lecco, Treviso, anche se Treviso rispetto alle altre, insomma, vabbè. Allora, tornando alle mie preferenze, praticamente il nodo cruciale è che ho espresso soltanto preferenze di sostegno dalle graduatorie incrociate. Ho espresso solo preferenze di sostegno, vi ricordo, vabbè, ve l'ho detto in tutte le salse in questi giorni, ma vi ricordo che noi che siamo in EEAA, cioè primaria e infanzia, siamo automaticamente anche nelle incrociate di sostegno, cioè non possiamo esprimere preferenze per l'inglese se non siamo abilitati, ma possiamo esprimere preferenze di sostegno anche se non siamo abilitati col TFA e se non abbiamo i 3 anni di servizio su sostegno. Quindi le mie preferenze sono solo per l'insegnamento del sostegno quest'anno. Ci sono vari motivi per cui ho fatto questa scelta, magari poi ne parleremo, preferisco parlarne insomma più in là quando le cose si saranno chiarite. Ho espresso solo preferenze per la scuola dell'infanzia.
non è una questione di punteggio, cioè ho più, in questo momento sono in seconda fascia, ho più punti alla primaria, però per me quest'anno non è una questione di punteggio, nel senso che questo sarà il mio quinto anno di università, quindi io mi laureerò, diciamo, a breve, e voi sapete che poi con l'iscrizione in prima fascia il punteggio maturato si annulla. Quindi per me quest'anno sarà nullo dal punto di vista del punteggio. Da un lato sono contenta comunque che cominci l'esperienza di lavoro, eccetera, come tutti gli anni, dall'altro il grande interrogativo è se arriverà, sarò in grado di conciliarla con l'ultimo anno di università. Anzi, vi prego, se avete avuto esperienze in questo senso, di farmelo sapere, perché io non ho messo gli spezzoni. Sapete che lo spezzone non tocca il punteggio, ma tocca lo stipendio è proporzionale alle ore. Avrei potuto prendere un part time, eccetera, non l'ho fatto perché penso che il gioco non valga la candela, nel senso che poi anche le ore studio sono proporzionate, eccetera. Come funziona per le ore studio? Io le ore studio, come sapete, vanno per anno solare, quindi in questo momento ci sono, tra virgolette, all'attivo quelle del 2022, e valgono per provincia, quindi anche se io dovessi lavorare in una scuola diversa da quella dell'anno scorso, comunque mi riconosceranno le ore, perché è l'ufficio scolastico provinciale che me le ha date l'anno scorso. Io ne avevo 125 perché avevo il contratto fino al 30 giugno, quindi adesso fino a dicembre, scusate, del 2022 posso usufruire delle mie ore restanti, che dovrebbero essere un'ottantina. Cosa stavo dicendo? Per quanto riguarda appunto la possibilità di avere un contratto annuale, che non ho mai avuto, per contratto annuale intendo un contratto fino al 31 agosto, è più difficile per il sostegno, semplicemente perché tutti i posti di sostegno, o la maggior parte comunque, la maggior parte dei posti di sostegno sono di organico di fatto. Avevo già parlato della differenza tra organico di diritto e organico di fatto, magari vi lascio il video. Però praticamente le ore di sostegno si chiedono, cioè le nuove certificazioni, eccetera, si chiedono in deroga, quindi si chiedono tra virgolette in emergenza, e sono tutti posti che vengono dati al 30 giugno. Se ci sono delle scuole che hanno dei posti di sostegno al 31 agosto, sono meno. Sono meno, ci sono, per carità, non è impossibile, però sì, ci sono delle scuole che hanno dei posti di sostegno al 31 agosto, perché magari sono dei posti destinati al ruolo che non hanno ancora trovato collocazione. Poi ovviamente vediamo, perché non avendo le disponibilità è tutto un disastro. Tra l'altro quelli di voi che appartengono a province che hanno pubblicato le disponibilità mi hanno scritto, perché nelle tabelle le tabelle erano scritte strane, nel senso che ognuno ovviamente le organizza come vuole, e c'è chi scrive posto al 31.08, c'è chi lo chiama posto annuale, c'è chi lo chiama organico di diritto, insomma sono tanti nomi per la stessa cosa. Io vi consiglio sempre di vedere il mio video che è uscito per voi, credo ieri, non lo so, quando li programmerò. Qui praticamente vi ho spiegato un pochino tutto quello che riguarda queste terminologie, le graduatorie, perché alcuni posti sono al 31 agosto e altri no. Comunque adesso appunto ci tocca solo aspettare. Quanto ci metteranno? Boh. Allora, dipende sempre molto dalla provincia in realtà, anche confrontandomi con qualcuno di voi, ricordandomi di quello che è stato l'anno scorso. Tipo in provincia di Venezia l'anno scorso le nomine sono arrivate, il primo turno di nomina, che è stato quello definitivo per la mia provincia, è arrivato tipo il 25-26 di agosto. Ci possono essere ovviamente più turni di nomina a seconda di quanti posti disponibili e quanti candidati ci sono. Ci sono delle province in cui le graduatorie sono corte, tipo in provincia di Venezia l'anno scorso c'è stato un solo turno di nomina per infanzia e primaria, per le altre classi di concorso si è andati avanti a nominare fino a ottobre-novembre.
quindi dipende molto, cioè la situazione è molto molto variabile, non è tanto possibile dirvi qualcosa che vada bene per tutto. Per quanto riguarda le sanzioni, sempre vi lascio il video qua sopra per non ripetere, comunque arriverà una mail, quindi occhio alla mail, e ci sarà la pubblicazione del bollettino sul sito del vostro USP. E molto spesso uso queste sigle anche nelle risposte. In questi giorni sono stata molto telegrafica per una questione di tempo. USP vuol dire Ufficio Scolastico Provinciale, oppure potete trovarlo come anche come ATP, Ambito Territoriale Provinciale, ecco. Provincia di, insomma, ogni provincia ha il suo. E verranno appunto pubblicati i bollettini. Il bollettino non è altro che un prospetto in cui per trasparenza si rende pubblico, si rendono pubbliche le nomine. Quindi ci arriverà questa mail in cui ci verrà detto che tipo di incarico è, presso che scuola è, per che classe di concorso è. Abbiamo da lì un tot di tempo per prendere servizio. Anche qua è possibile che ci vengano da... Allora, di norma sono 24 ore per andare a firmare. È possibile che ci vengano date 48 ore se veniamo dal sud Italia o da lontano, tra virgolette, cioè se risiediamo lontano. Abbiamo bisogno di tempi logistici, comunque dobbiamo, una volta ricevuta la mail, telefonare subito, metterci in contatto subito e accordarci. Non si risponde alla mail, penso ci sarà scritto messaggio generato automaticamente o qualcosa di simile, quindi alla mail non si risponde, si chiama e si vede prima di tutto in che plesso si è stati assegnati, perché ovviamente l'istituto comprensivo su istanze online, quando noi indicavamo scuola si intendeva l'istituto comprensivo. Bisogna vedere poi dove ci mandano, se ci mandano nel plesso del paesino, se ci mandano nel plesso centrale. Questa è una scelta che dipende da tanti fattori. Potreste avere scelta, potreste tra virgolette contrattare, come no. Per esempio, io conosco persone che sono del sud Italia, che sono venute qui al nord a fare supplenze, magari non erano automunite, hanno chiesto ai dirigenti scolastici per cortesia di fare in modo di non andare nella scuola del paesino un po' più disperso, mal collegato dei mezzi, e gli è stato accordato. Altre volte no, perché come vi ho detto nei video precedenti, quando noi indichiamo la scuola dobbiamo stare attenti a tutti i plessi, e quindi se c'è un plesso che non ti piace, che è in un posto in cui anche no, escludi direttamente tutta la scuola, quindi ok. Quindi la deroga delle 48 ore bisogna comunicarlo subito. Se arriva la convocazione e siamo malati per qualche motivo, la presa di servizio va posticipata nel momento. Sì. Nel momento di guarigione. Cioè, ovviamente non è che vi fanno partire la malattia subito, iniziate direttamente, anziché il 1° settembre, iniziate quando guarite. Stessa cosa per maternità. Sulla questione della delega non ho notizie, cioè se è possibile delegare qualcuno, eccetera, non ho notizie, ecco. Se avete situazioni particolari, chiedete quelle famose 24-48 ore. Le 24 sono sicura che siano date a tutti, le 48 ore dovete far valutare la vostra situazione. Comunque in teoria il ministero dice che dobbiamo prendere tutti i servizi il 1° settembre, perché gli impegni scolastici iniziano il 1° settembre. Va bene, io ho parlato anche troppo. Quando arriverà questa mail, in sostanza non lo so, dipende dalle province. Ci sono, l'avete visto con le graduatorie, ci sono le più celeri, ci sono le meno celeri. Una notizia che vi volevo dare è che mi sono informata, cioè non è che mi sono informata, me l'avete detto tramite Instagram, che praticamente chi si è iscritto in graduatoria da seconda fascia, se vi ricordate, tra noi studenti formazione primaria c'era quell'enorme dubbio per la serie, ma va bene se sono dal terzo anno in poi, con da 150 CFU in poi, o devo per forza avere terzo anno 150, quarto anno 200, quinto anno 250? So da tanti di voi che è stata data per buona l'iscrizione in graduatoria,
con requisito minimo terzo anno, requisito minimo 150 CFU. Quindi non era necessaria, almeno per quest'anno, la corrispondenza quarto anno 200, quinto anno 250. Quindi niente, questo vi ho detto, teniamoci forti. Adesso il momento dell'attesa è il peggiore, però dai, in bocca al lupo a tutti ragazzi.